Siamo dispiaciuti perché comunque avevamo ripreso una partita che non è stata facile. Comunque loro sono una buona squadra, in casa non è mai facile venire qua e fare la partita nostra. Siamo stati bravi a riprenderla, purtroppo abbiamo sbagliato un po' di cose. E come è successo anche a Padova, magari abbiamo perso una marcatura, oggi uguale abbiamo perso una marcatura e purtroppo non è andata benissimo. Vi siete arrabbiati in occasione di quell'angolo che non c'era, c'era stato anche un fallo, poi forse quella tensione di qualche secondo prima ha giocato un brutto scherzo in occasione proprio dell'angolo calciato da Viola. Sì, ci siamo arrabbiati perché non ho capito bene cosa è successo, ma l'angolo non c'era, però non cerchiamo alibi perché comunque se stavamo più attenti il gol non lo prendevamo anche se era un angolo regalato. Quindi dobbiamo solo stare un po' più attenti e pensiamo già magari alla prossima partita e cerchiamo di smagliare meno episodi possibili. La prestazione, Luca, dai un voto a questo Pescara. Come ho detto prima, non era facile comunque venire qua e fare la partita. Comunque siamo stati bravi, come ho detto prima, a riprendere la partita perché loro comunque giocano un buon calcio e non abbiamo fatto malissimo perché, come ho già detto, non era facile riprendere. Siamo stati bravi, purtroppo alla fine abbiamo peccato in un errore che è stato fatale. Però Luca, da una squadra che è terza in classifica, che gioca in casa della quarta in classifica, probabilmente ci sarebbe attesa una prestazione diversa, più coraggio. Invece oggi il Pescara è apparso molto timoroso, soprattutto nel primo tempo, e lo ha riconosciuto anche Pillon. Sì, è vero, magari possiamo fare di più in fase di possesso, possiamo provare più cose magari a centrocampo e andare più in avanti. Sicuramente potevamo fare meglio, però è andata così. C'è quel rammarico, Luca, per aver comunque sostanzialmente preso i due gol su due errori individuali: il primo, una palla persa all'altezza della linea mediana, poi il gol di coda, il secondo per una marcatura persa anche in maniera un po' clamorosa all'interno dell'area piccola. Come ho detto prima, i dettagli fanno la differenza, se sbagli ti puniscono, purtroppo questo è il calcio. Una sconfitta che non cambia di molto la classifica, il Pescara resta in alto, però se si vuole migliorare ancora di più questa classifica bisogna cercare di migliorare anche i risultati, anche in trasferta, anche se nell'ultima partita fuori dall'Adriatico avevate vinto, soprattutto negli scontri diretti, ce ne saranno diversi da qui alla fine. Sì, sicuramente gli scontri diretti sono importantissimi per noi e cercheremo di andare comunque in trasferta e fare meglio di oggi. Comunque per me abbiamo fatto, sì, non è stata una grandissima prestazione, ma comunque caratterialmente ci siamo perché non molliamo mai. Abbiamo ripreso una partita che non è stata facile. E quindi speriamo la prossima partita di riprendere i punti persi oggi.